Siamo con la signora Mariangela, madre di una giovane ballerina ufitana, un vero e proprio talento, Erika Procaccino. Venerdì ci sarà la finalissima, l'evento clou di questo percorso, l'evento che ha portato anche questa comunità ad essere, perché no, nominata un po' in un contesto che va oltre i confini regionali. Come mamma, quali sono le emozioni che prova nell'avvicinarci a questo importante momento? Soddisfazione enorme. Nella sua comunità cosa le dicono le persone? Magari sono tutti contenti. Sono cose che fanno il tifo, sì, quindi venerdì certo. Sarà un forte tifo? Penso di sì. Quindi sì, allora, sì. Diciamolo, l'appuntamento a quant'è per questa finalissima? Venerdì 22. Quindi diciamo ore 22, tutti accendiamo la televisione, facciamo sul il tifo. Sul TV8 oppure lo Sky. Lei dopo questa esperienza cosa pensa di fare? Tornare alla sua amata grotta Minardo oppure continuare questo percorso? Penso proprio di no, di continuare questo percorso, che comunque la strada è stata lunga e faticosa, comunque la lontananza anche da casa. A 18 anni comunque ritrovarti a 900 km da casa, sola, quindi un bel po' di sacrifici. Ci racconti il momento più bello durante questi anni? C'è un momento che magari l'ha colpita, che magari si ricorda sempre con affetto? Tutti gli anni sono stati belli perché ha sempre fatto questa cosa con determinazione. Però nel rapporto con sua figlia, quale particolare magari le è rimasto più impresso e che oggi magari proprio in vista di questo culmine di, anche di una carriera, di sacrifici, di... Beh, è stato perso. Quando si è diplomata a danza, l'ultimo anno accademico che ha fatto. Comunque è stato un percorso lungo, anche perché lei pure è stata ferma 9 mesi per un intervento al piede, quindi non si sapeva se poteva continuare a ballare oppure no. Quindi è stato abbastanza faticosa la cosa di tra fisioterapia, sai, trovare il medico adatto per far sì che lei potesse continuare con la sua passione. Quindi però questo, come si dice, quando l'ostacolo poi fa ripartire, quando dopo il periodo difficile inizia la cosiddetta risalita, sì. In questo caso vederla, possiamo dire che sì, c'è una storia, sì, che va a lieto fine. Sì, vederla quindi poi diplomarsi a danza è stato il raggiungimento di un sogno. E poi si è avvicinata al musical che le piace tanto, una cosa che già la maestra aveva inserito già negli anni dove è andata lei a danza, la danza arte.
Ovation! Voglio sapere qualcosa più di voi invece, che non so, chi siete, da dove arrivate? Noi siamo la Gypsy Musical Academy di Torino e noi siamo tutti gli allievi che fanno parte dell'Accademia. Veramente complimentissimi. In un mondo di canoni come è quello di oggi, questo spettacolo non può che fare del bene, quindi brave, bravi, brave. Claudio? Io il pezzo lo conosco bene e This Is Me dice, no? Questo sono io, è un messaggio bellissimo. Bello. E mi ha molto emozionato. Ricordo che anch'io ho fatto un'accademia, ricordo i sogni di un ragazzino e vedo i vostri occhi un po' emozionati, un po' brillanti, tutti brillanti di voglia di provarci, di essere. Io schiaccerei. Beh, le schisce sto button, ma no. Dai! Allora, sapete cosa vuol dire questo? Che voi andrete in finale. Bravissimo. Alla finale, ciao!